100% made in Italy. Le eccellenze italiane. Un piccolo guerriero con uno scudo, il logo di Germo, marchio dell'igiene con origini lontane. Susanna Santon, amministratore unico. Germo nasce nel 1956 come azienda di produzione di disinfettanti per il settore ospedaliero. Evoluzione, ricerca e innovazione nel corso degli anni hanno permesso all'azienda di fronteggiare l'aumento della richiesta imprevisto e improvviso del 2020. Mai più avremmo pensato di fare dei prodotti virucida per la casa, ad esempio. E le abitudini individuali con il Covid sono cambiate. Le persone hanno capito che in qualche modo bisogna almeno periodicamente cercare di mantenere basse le cariche batteriche utilizzando dei prodotti idonei. La produzione Germo è diversificata fra casa, alberghi e ristoranti, settori tecnici. Quindi abbiamo l'home care per la casa, la linea Tecna per il settore Horeca, quindi professionale Horeca, abbiamo una linea per i manutentori dei climatizzatori, una linea farmacia che è la Germo Active e la linea professionale che viene venduta presso i rivenditori del settore medicale. Sede a Cormano, in provincia di Milano, Germo punta prevalentemente sul mercato interno ampliando la quota export. È official supplier del Giro d'Italia 2022. Ascolta 100% Made in Italy dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Lady Radio. Con passione casa ogni euro, fino al 19 maggio, lo Smart TV Samsung 50 pollici QLED 4K è tuo a €649,90. In più hai in regalo un buono sconto da €50 per comprare ciò che vuoi, perché ogni euro batte forte, sempre. Buono spendibile da 20 maggio al 19 giugno 2022. Info su unieuro.it. Lady Radio. Cosa succede in città? 30 minuti di sport. Eccoci qua, 10:33 minuti. Buongiorno a tutti da Duccio Mazzoni e ben ritrovati. Prima mezz'ora di sport di questa mattinata, in questo venerdì 6 maggio 2022. Buongiorno, ben ritrovato Benedetto Ferrara. Ciao Benedetto, Duccio. Buongiorno. Ciao Duccio. Bello vedersi vis-à-vis, come dicono quelli bravi. Senti, ma questa Conference League ti entusiasma o no? Perché stamani il tema è la Roma in finale, ma una coppetta è venuta. Guarda, subito fuori. Il calcio sta cercando di rimediare un po' goffamente, ma anche giustamente. Al fatto di avere chiuso tutto, no? Cioè di avere prima messo le barricate, creando una serie di, da una parte i soldi, la Champions, poi l'Europa League, no? Quella versione low cost, che i soldi ne pigli molti, ma molti, ma molti meno, per ovvi motivi. Però e quindi rimaneva scoperti, cioè, rimaneva scoperto, ma anche per l'interesse dei campionati. Quindi si sono inventati questa storia. E i tifosi la prendono molto sul serio, perché in realtà è comunque una coppa e quindi va in finale, sembrava che avesse vinto chissà che cosa, però massimo rispetto, perché qua alla fine comunque devono vendere, le televisioni devono dire che comunque è un torneo importante, cioè è tutto così, poi è chiaro, fa un po' ridere, però però se la Fiorentina l'anno prossimo va in Conference siamo tutti entusiasti. Ma sì, vuol dire tornare, ma vuol dire tornare a girare in Europa, vuol dire dai, è tutto un altro. Scusa, è tutto te che hai, nessun limite, solo orizzonti, no? Citando italiano. Penso una trasferta a Bodo Glimt al Circolo Polare Artico, cosa sarebbe, insomma, anche per tutti bello. Noi commentare queste cose, ma oppure vai a giocare, non lo so, in Bulgaria, questi posti, sempre, se no si parla solo di Sassuolo, Spezia, Udinese, Torino, un po' triste, almeno. I tifosi che hanno girato sanno quanto è emozionante comunque, ora al di là di Liverpool, di Manchester, di cose più di Londra, vabbè, però ci sono una serie di posti come Bistrizza dove nella vita non sarei mai andato. Non sarei mai andato, e ce ne sono e altri. Hai visto la Bistrizza che era proprio, cioè, uno scenario post-sovietico che non avevano detto ancora, secondo me, che era come in Siberia, no? nel racconto di Terzani, quando lui parte e nessuno, c'è ancora Stalin appeso alle pareti e gli dice guarda che sarebbe caduto il muro di Berlino, dice davvero, no? Finché non ci mandano un telegramma, qualche cosa, sì, è vero, è vero.
Ecco, no, ma poi insomma, quando la Fiorentina è andata in Porto, insomma, ha girato l'Europa, la Fiorentina quando faceva quelle competizioni era tutto bello. Per esempio c'è un ascoltatore, dice l'attesa dei sorteggi, è vero, noi si beccava sempre la pallina sbagliata, no? Anche quello. Vabbè, questo è un po' anche una nostra, dai, basta con questa. Comunque questo mai è una gioia, non è vero. No, la pallina sbagliata si beccava sicuramente, però sì. Questo ci ha permesso anche di vivere delle emozioni particolari. No, c'è anche chi ti chiede di Mourinho, no? A me, ma già stamani ho chiesto scusa a Mourinho, ho detto che mi aspettavo di più da Mourinho in campionato, poi devo riconoscere che lui ha fatto l'in sulla conference e ha portato quasi 70.000 persone ieri a vedere Roma Lecce semifinale di conference. Ma è il più grande comunicatore che esista nel mondo del calcio e non solo. È bravo a comunicare, e l'allenatore deve fare soprattutto questo. Poi è furbo, e quando dico non è cioè ci sono tanti furbi pessimi, e lui è un furbo che comunque sa, come dire, giocare di rinterzo con tutte le responsabilità. In questo caso ha fatto una grande impresa, e a lui piace farsi amare dal pubblico. Sa che avere i tifosi dalla propria parte conta anche in termini di ingaggio, di contratti. E quindi sai, finché le proprietà reggono, poi con lui non deve essere facile. Il suo calcio è un calcio un po' più evoluto di quello che giocava anni fa. I suoi risultati più importanti li ha fatti oramai tanti anni fa, però è un marchio, e quindi complimenti. Poi ti ripeto, è un grande comunicatore, cioè non sbaglia mai, anche dal punto di vista è un attore strepitoso. Cioè, proprio cioè, quando si commuove la famiglia, siamo una famiglia. Se Mourinho smette tra 2 o 3 anni e gli danno un ruolo di attore, secondo te sarebbe pronto? Non dico per grandi recce, però. Secondo me sì. Secondo me. Più da cinema o da teatro? No, da cinema. No, lui farà una parte al cinema, sì. Ma perché sa giocare su più, sa giocare, essere rabbioso, sa trovare l'immagine giusta, no? Lui con le manette, ti ricordi? Sì, quella famosa immagine dopo 2 espulsioni in Inter-Sampdoria, se non sbaglio. Esatto, quelle manette, cioè, quella ci vuole il cervello e fa una roba. Tu vai su tutti i giornali, ti fai amare anche da chi non è interista, perché insomma le manette erano un simbolo, no? Contro un certo tipo di potere. Quindi è un grande comunicatore. Come allenatore nel gioco del calcio non mi fa impazzire, non è mai stato il mio stile, però tanto di cappello per quello che ha vinto. Poi la Conference League, voglio dire, ma se vanno in 70.000 allo stadio vuol dire che va bene, cioè ha riportato la gente allo stadio, cioè cerchiamo di costruire un calcio che dia più possibilità a tutti, e quindi questa è, ti ripeto, è un'invenzione che serve ad allargare il range degli obiettivi stagionali, no? Perché altrimenti poi alla fine se ne spartiva sempre le solite. No, ma poi insomma, cioè, qualcuno dice la Coppa delle Coppe, bisogna riprendere la Coppa delle Coppe, ma la Coppa delle Coppe un tempo aveva senso, perché molto spesso chi vinceva la Coppa non era chi vinceva il campionato, c'era molto più equilibrio. Ora sinceramente vai a vedere la finale di Coppa Italia degli ultimi anni, sono quasi sempre squadre che si sono spartite il campionato, che erano già in Champions, quindi ha perso di valore in Italia. All'estero ci sono tante belle storie. Vabbè, penso, bisognerebbe fare una Coppa anche in cui possono partecipare le squadre. Certo. Le squadre fin dalla, come dire, dalle categorie inferiori. Certo, no. Il Versailles che non poteva giocare a Versailles per via della reggia e l'imposizione del Re Sole, che non vuole fari o luci oltre la reggia quando cala il buio, e lo stadio del Versailles è lì proprio a 1 chilometro dalla reggia, e quindi in pieno editto del Re Sole, che è arrivato in fondo in Coppa di Francia e che gioca allo Stade de France di Parigi, insomma, quindi sono cose molto belle. In Italia sono storie non raccontiamo, perché ormai la Coppa Italia quando il Pordenone arriva a giocare lì sembra che insomma, come siamo democratici, come buono lei, tipo Fracchia. Sì, è vero. Villaggio. Allora, Pinza da Campi in linea, buongiorno Pinza, ciao. Buongiorno Lucio, ciao Benedetto. Ciao Pinza. Buongiorno a tutti, ciao. No, e volevo dire anche la mia sulla Conference League, ma cioè, tutto dipende dalle aspettative, diciamo, delle società e dei tifosi. Per quanto riguarda la Fiorentina, secondo me arrivare in Conference, considerando da dove si viene, potrebbe essere un successo. Anche abituarsi a giocare il giovedì, fare diciamo un certo tipo di stagione rispetto a un altro, per testare anche i giocatori se
sono adatti a queste competizioni, poi magari in un futuro mirare alle coppe più prestigiose. E però riguardo anche la Roma ieri sera, anche alla Roma mi garberebbe chiedervi a tifosi della Roma se all'inizio preferivano entrare in Champions o arrivare in finale di Conference. A questo punto, che in Champions non ci possono andare, ieri sera c'era 80.000 spettatori. Il messaggio è quello, il messaggio è quello, certo. Dipende un po', diciamo, da dove si parte e cosa si riesce poi nell'arco della stagione a raggiungere, perché cioè, è una coppa, alla fine è un trofeo anche quello. Ma no, certo, figurati, è un trofeo continentale. Grazie Pinza, a presto. No, vai. Cosa. Sì. Per lunedì 16 maggio. Sì. Ma voi siete a Genova, se Mario siete lì al allora teatro. Ci divideremo, Mario sarà lì al teatro e vi farà la radiocronaca live di Sampdoria Fiorentina, io sarò collegato da Genova e quindi ci sarà la proiezione e la partita tutti insieme e poi lo spettacolo, quindi non ci faremo mancare nulla, ecco. Poi dopo ci sarà la serata esatto, al triplice fischio, insomma il tempo di cambio in corsa e poi dalle 21 parte lo spettacolo, quindi saremo insieme un po' di tempo. Siccome io ho preso il biglietto ovviamente, perché è una cosa bellissima, si può arrivare prima dell'inizio della partita? Certo, sì, certo, per l'inizio di Sampdoria Fiorentina alle 18.30, quindi sarà così. Grazie Pinza, grazie. Ciao. Allora Andrea scrive l'Eliot Gold del calcio, grande ironia sempre. Poi c'è un altro che scrive: a Bistrizza arriva solo il cablogramma, scrive l'ascoltatore Alessandro. È vero. Ma cosa ti ricordi quella trasferta? Ormai mi ha incuriosito. No, allora c'è una cosa che non si possono raccontare. Vabbè, certo, quello. Cose da fascia protetta. Cioè, mi ricordo. No, ma surreali, cioè divertenti, non cose. No. Però divertenti, cioè un mondo incredibile. Era allora. E poi mi ricordo che non ho dormito. Mi ricordo uno scarafaggio che usciva da sotto la doccia, però quelli, sai, ho visto. Ho dormito gli scorpioni in Africa, come direbbe da Verdone nel film. Perché è vero che qui non ho dormito, perché gli scorpioni sono la cosa che fanno più paura al mondo, soprattutto in Africa. Mi fanno paura qua a Greve, voglio dire. Sì, certo. Ma e poi mi ricordo il simpatico orologio che faceva ogni mezz'ora davanti al mio albergo. C'è una cosa, un bip bip per segnalare le mezz'ore, che non mi ha fatto dormire tutta la notte. Poi mi ricordo i camion che arrivavano per illuminare il campo, no? Con il generatore, perché non c'era la luce al campo. E mi ricordo lo striscione, il vostro Conte Morde. Sì. Il nostro, sì, certo. E insomma, mi ricordo una partita cioè quelle partite incredibili, no? Sì, certo, che una volta vanno vissute, quindi viva le competizioni. E poi mi ricordo un locale di questi un po' borderline, no? In cui c'era un palo dal lap dance. Queste cose un po'. Certo, sì. Decadenza post. Sì, post fine del comunismo, esatto. Certo, sì, sì. E in mezzo, no, ma la cosa non era tanto la lap dance o la lap dancer che arrivava con la radio, sai, quelle che si portavano in spalla, no? Sì. Come si chiama? La metteva lì e c'era la musica, ma è che in mezzo alla pista c'era un'enorme bistecca su un tavolino. Come dire, no? Pensiamo alle cose basiche della vita. Sì, alle cose carne, la musica. Basiche, so, sì, sì. E quindi, ma la bistecca l'hanno messa apposta perché c'era la Fiorentina. Sì, no, non credo. Non so se sapessero della bistecca. No, era come dire, qui insomma cerchiamo, qui c'è... E devo dire, dal punto di vista narrativo è un momento indimenticabile, perché siamo un film veramente un po' appunto borderline. Cioè, se lo vedi in un film ti sembra film, ma purtroppo o per fortuna corrisponde alla vita reale. Bene. No, era quel momento, era un cambiamento, un'epoca, un'epoca. Poi storica, magari c'era Wind of Change come sottofondo, non credo nello spettacolo di lap dance, ma in generale, no. Insomma, va bene. Facile se fosse l'Albano e Ermina. Sì, felicità. È vero. Che tra l'altro in quelle zone vanno ancora molto molto in moda, Kazakistan, questi mondi qui. Pubblicità e torniamo.
Teloneria Fiorentina, l'azienda leader nella lavorazione dei teli in PVC per tutti i settori. Scopri tutti i prodotti della Teloneria Fiorentina, quota e acquista su misura su www.teloneriafiorentina.it. Ci trovi a Sesto Fiorentino. Rosticceria 100 Stelle, il ritrovo dei tifosi fiorentini. Siamo in via delle 100 Stelle 11 vicino allo stadio, da asporto o a domicilio con delivery. Seguici su Instagram, Rosticceria 100 Stelle 2001. E se la nuova auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Arval Store. Entra, scegli, guida. Arval Store è a Sesto Fiorentino presso Car Village Firenze, in via provinciale Lucchese 19B. Da Troni fino al 25 maggio acquista due di tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. Regolamento nei punti vendita. Troni, 25 anni senza paragoni. Lady Radio. Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio. Buongiorno Lady Radio, ma infatti mi hai detto tutti i commercialisti fiorentini che sanno qui a Firenze e soprattutto anche tra gli ascoltatori, perché di molti fanno commercialisti, di sicuro se si va in Conference ti diranno che era meglio se si andava in Champions, perché la Champions porta più soldi. Poi invece ci sono quelli come me che sono tifosi e invece godono anche per la Conference probabilmente. Però i commercialisti, sai, sono quelli che contano poi nei bilanci dell'azienda, no? Sì, ma più che la Conference League, la vecchia Coppa delle Coppe la potevano anche rimettere, secondo me. Perché c'è stato delle annate in cui la Coppa delle Coppe, tanta roba, c'erano delle belle squadre. Io me lo ricordo, ai tempi che si giocava quando c'era i Bati, c'era tanta roba. Coppa delle Coppe, andrebbe rimessa quella, altro che Conference League. Buongiorno, non credo che questa società abbia intenzione di fare grossi investimenti e quindi non penso che si possa ambire a una coppa europea più importante anche come l'Europa League. Quindi ben venga la Conference e questa è la nostra dimensione, direi. Ciao a tutti e forza Viola, Fernando. Bene, questi vostri messaggi qui alle di radio. Beh, sui commercialisti si va avanti con tutto il rispetto per la categoria, insomma, a cui vogliamo tanto bene, perché ci affidiamo a loro, se no noi parliamo per noi due, uno più uno, e noi difficile faccia due, insomma, senza qualche aiuto. Benedetto. Senti, ma sì, ma la Conference League è un modo per allargare appunto il range delle società che hanno la possibilità di confrontarsi con squadre europee, per i tifosi, per non avere campionati in cui alla fine t'annoi, per riportare la gente allo stadio, per riportare la gente al calcio, per vendere altri diritti. È tutto un mondo che si sta ripensando. Tu pensa al VAR, pensa a tutti i cambiamenti, le mutazioni genetiche. VAR ci sarà anche al Giro d'Italia, che parte da oggi. Il VAR che non a caso, con tutti i suoi limiti, perché poi alla fine anche lì c'è sempre, gli arbitri vogliono tenersi, no? un margine, però evitano brutte figure e soprattutto proteggono un po' più la categoria, perché comunque la categoria, che non a caso col VAR assistiamo a un campionato combattuto fino alla fine. Ecco, guarda te che caso, è con, è con la squadra, seconda squadra di Torino, che va in Champions anche grazie, diciamo, al mercato di gennaio, ma insomma sostanzialmente è un calcio abbastanza brutto. Quindi io sono con le innovazioni, non sono un conservatore, ecco, anche perché il calcio conservativo è tanto romantico, ma ricordiamoci gli scudetti rubati, ricordiamoci, ma non solo a noi, alla Roma, al Verona, cioè ci sono tanti gli scudetti rubati. E poi l'unico anno con sorteggio integrale vinse il Verona, insomma, uno, esatto. Dice poi c'è chi Marco Baratti Suta ti rinnova l'invito per andare in Fiesole con Elite FIBA e Magnelli, è sempre valido lunedì, quindi insomma, se
puoi organizzare. Marco ti aspetta, faccio da tramite, ti manda un messaggio, poi ti giro anche il numero di Marco Baratti Stuta. Poi la conferenza, grazie Marco, ciao Marco. Alterati del Nord, Alterati del Nord, li ho visti anche l'altro giorno a Venezia a festeggiare la prima. Guarda, Magnelli mi fa imbestialire a me, perché Magnelli, che è il marito di Ginevra di Marco, sì, mio ex compagno alle medie, tastierista, pianista, compositore, ha scritto Louisiana Elite FIBA, ha scritto un sacco di altri pezzi, capolavoro, ha lavorato CCP, CSI, con, cioè, voglio dire, stiamo parlando di un musicista straordinario, cioè, come devo organizzare una cosa con lui? Non mi risponde mai. Se poi gli scrivo, so chi si compra, mi risponde. Perché no, allora devi usare, scusami, fai tipo quei clickbait che si vede, no? Fiorentina, un grande big è pronto a salutare. Sì, te sì, gli, sì. Scrivi, gli giri quello, allora tutto forse, sul mercato. Tutto sul mercato. Io tutto sul mercato, forse mi risponde. Ma vabbè, lo saluto comunque. Beh, saluto anche Marco Baratti, perché è un grande. Allora, sì, l'ok, l'Europa con tutto il suo fascino, le trasferte, la visibilità, ma io sarò provinciale, sbavo all'idea di vincere un campionato di Serie A e poter dire a tutto il resto d'Italia TS è vinto noi, Marco, da Scarperia. Non sei provinciale, sei un tifoso. Il tifoso non può vivere alla meno. Cioè, io sogno, quando ero piccolo sognavo scudetti anche di Fiorentini probabili, veramente improbabili. Cioè, quando iniziava il campionato si vince noi quest'anno. Sì, ma... sì, perché dall'inizio è sempre era così, questo, in questo il calcio ha cambiato, ora è molto prevedibile perché ci sono una serie di informazioni, anche pensa ai social, al mondo comunque dell'informazione, che è un costante battere, no? Cioè continuo, di notte ogni 15 minuti ti arriva, però e ne scade la qualità della notizia, no? No, nel senso, sì, no, è divertente. È divertente il fatto che tu devi farlo ogni 15 minuti, no? Un aggiornamento. E sì, non è che tutto ogni 15 minuti. E qui ogni tanto interviste, non so, ammazza l'orso. Sì, sì. Oppure viene fuori Ferrara due punti quel giorno in Europa. A Bistrizza. A Bistrizza, esatto. Sì, viene fuori anche questo. Due vocali, sentiamo e commentiamo. In quella Conference League a me sembrerebbe un contentino, non perché lo sia la Conference League, ma perché senza fare vendere il capo, ex capo cannoniere del campionato, potevamo mirare alla Champions, male male l'Europa. Siamo qui a accontentarsi di questo con la società che ci fa credere che nella realtà è un grande successo. No, se a gennaio invece vendere e fa l'americano, tu fa la persona seria, niente di, cioè possiamo ambire a molto di più. Ciao a tutti, parlando di Coppa di Francia mi è tornata in mente l'epopea del Calais, che formazione di dilettanti, praticamente la Sestese, dico la Sestese perché non di Sesto, che arrivò in finale di Coppa di Francia, in semifinale eliminò il Bordeaux se non mi ricordo male, in finale perse dal Nantes o 2 o 3-1, ma dopo essere stato in vantaggio per gran parte della partita, e fu una cosa meravigliosa, addirittura venivano dall'Inghilterra per tifarli, cioè la gente attraversava la Manica per tifare il Calais, gli inglesi, se si pensa alla guerra dei 100 anni, meraviglioso. Bellissimo, no, questo è un messaggio molto molto sono bello. Le famose favole che poi non quella di Adamo ed Eva che canta, no, Max Gazzè, sono... no, sono le favole che poi danno dignità all'altro calcio, a quello standard, no, finché esistono queste storie, no, come è stata quella del Chievo che infatti ora è fallito, ma o altre storie ci sono e sono quelle che poi diventano, allargano il romanzo, no? Cioè il romanzo del calcio, altrimenti diventa anche sui giornali diventa sempre l'esaltazione del potere, l'esaltazione del potere, e c'è bisogno anche di storie che ti dicano che il calcio è un mondo un po' più democratico. Sì, beh, come l'Ester, poi l'Ester è stato questo, cioè lo hanno aiutato, cioè hanno capito in Inghilterra, non so perché non in tutto sono dei fulmini, però hanno capito che se invece di ostacolare una squadra come sarebbe successo in Italia, la Premier League avrebbe qui immagino cosa sarebbe successo. Sì, tipo se non so la Salernitana o il Torino, il Cagliari primo in classifica, sicuramente una lotta Cagliari-Juventus, si sapeva chi cade dalla torre, insomma non è che
ci si immagina niente. Io farei anche la Chatroni League pur di fare qualche trasferta europea, quindi certo. Ma so che i nostri ascoltatori sono molto europeisti da un punto di vista calcistico. Prossimi appuntamenti, spettacoli in agenda, cosa ci segniamo? Ma senti, Rock and Roll prepara la versione Summer Version, Summer Edition, sì. Bravo, Summer Edition, sì. E quindi poi ti dirò tutte le date. Ma c'è la compilation rossa e blu come era quella del Festival Bar una volta, oppure no? Non c'è una sola versione. No, no, sono tipo Buddha Bar, Buddha Bar, chill out. No, poi niente, molto velocemente vorrei ricordare che sto come writing, l'associazione culturale che fa corsi di scrittura e giornalismo, organizziamo una 4 giorni a Lizzano Belvedere sull'Appennino, città di Enzo Biagi, di scrittura e di giornalismo, faremo insieme per interviste, racconti, recensioni, anche perché andremo al Porretta South Festival, che è lì vicino a 10 minuti, a vedere una serata e a scriverne. Poi ci sarà Alberto Malucci, che ha il Malucci Camp della sua scuola calcio, quindi faremo con lui un confronto, anche insomma un'intervista, farò fare ragazzi insomma quelli che verranno, e poi andremo a visitare la casa di Enzo Biagi, che insomma che è nato lì e che è stato un grande giornalista, no? Beh, è sempre bene avere dei punti di riferimento. Insomma, soprattutto in un mondo di oggi dove si fatica a orientarsi, qualche bustola che ci indica un po' le stelle polari non fanno male. Benedetto, grazie e buon fine settimana, ci sentiamo lunedì. Saluti a te, saluti a Luca, un saluto a tutti, ciao. Grazie Benedetto Ferrara, 100 secondi con Enrico Mentana sull'incrociatore russo nel Mar Nero e l'uccisione dei 12 generali russi, poi insomma ci risentiamo alle 11:30 con lo sport, a dopo, ciao. Buongiorno Duccio, buongiorno Benedetto. No, basta dire che se si teneva Vlahovic, Sandan, Champions League, o se aveva anche la possibilità, e basta, perché se no, adorati di Dio, e se si vende a Baggio, che è l'unico che è stato venduto solo per soldi e contro la sua volontà, e se era vinto 6 scudetti, secondo me, ma allora io ce l'ho ancora con quello. Bene, non si vende Vlahovic, si va in Champions League, e poi che si fa in Champions League con Vlahovic e basta, perché ragazzi, il resto della squadra bisognerebbe parlarne, per giocare in Champions League. Fa figuruccia la Juve, che ha un organico più forte del nostro, fatto giocare da cani, ma c'ha un organico meglio del nostro.